Buongiorno a tutti, grazie dell'invito, sicuramente è un'occasione per illustrare anche il ruolo degli ATO congiuntamente ai nostri cugini dell'ATO Città Metropolitana, in quanto di solito in questi convegni si parla molto di, appunto, di interventi tecnici, di dispositivi, di casi specifici, di tecnologia. A monte di tutto ciò non bisogna dimenticare che c'è l'attività di programmazione, pianificazione strategica che compete istituzionalmente agli uffici d'ambito, che viene ovviamente sviluppata in accordo con il gestore che ha il polso della situazione, di tutti gli elementi di criticità della propria gestione, degli elementi anche di differenza dal punto di vista infrastrutturale tra territorio e territorio, e che quindi propone interventi, coadiuva, suggerisce e dà anche indicazioni rispetto alle criticità immediate, gli interventi urgenti e quindi le priorità. Quindi, mi permetterò di parlare anche un po' di pianificazione e strategia, lasciando poi tutta la parte tecnica ai due giorni di convegno che seguiranno. Il quadro normativo rispetto alla partenza delle attuale impostazione dell'attività del servizio idrico integrato, così come da norma regionale 26 del 2003, ha previsto che c'è un po' di eco, bisognerebbe forse abbassare il volume, o forse sono troppo vicino io, no, ma è un po' diverso. Quindi ha previsto la produzione e la redazione dei piani d'ambito dagli anni 2000, quindi il Comune di Milano come ufficio d'ambito ATO Città di Milano ha redatto il suo primo piano d'ambito nel 2007, successivamente modificato nel 2010. Il subentro del nuovo quadro normativo e regolatorio prevede sostanzialmente, ma implicitamente e naturalmente, che i piani d'ambito approvati pre quadro regolatorio vigente siano da rivedere, aggiornare, in quanto vuoi gli strumenti di pianificazione di interventi e di definizione quindi delle voci ammissibili nell'ambito degli strumenti di investimento, vuoi il subentro dell'autorità nell'approvazione delle tariffe proposte dagli uffici d'ambito, determina e per Milano ha determinato una discrepanza tra il piano d'ambito, ovvero il PEF del piano d'ambito precedente, ancorché aggiornato nel 2010, e l'impostazione prevista dalla nuova quadro regolatorio, dall'approvazione della tariffa, sia col metodo transitorio che poi col metodo definitivo, avvenuta negli ultimi tre anni con l'approvazione da parte dell'autorità. Quindi per riallineare sostanzialmente degli strumenti di pianificazione e di investimento e quindi anche delle proiezioni tariffarie che chiaramente si disallineavano in modo prevedibile e naturale, è stato necessario aggiornare il piano d'ambito sia per un motivo regolatorio, anche per cogliere un'opportunità normativa, ovvero la modifica del 152 con alcuni elementi di intervento e soprattutto la modifica del 26 con l'eliminazione del limite a 20 anni per i piani d'ambito, per i PEF, per le pianificazioni economico-finanziarie. Quindi si è colta l'occasione di attuare quanto previsto dalla norma nazionale e quindi i 30 anni. Ovviamente un altro elemento che tutti i gestori hanno a cuore per quanto riguarda la messa a punto dello strumento di pianificazione per quanto riguarda gli investimenti nel tempo previsto dal piano d'ambito, l'elemento è anche quello che più spalmo nel tempo gli investimenti e più il piano diventa solido dal punto di vista della bancabilità, nonché la proiezione degli aumenti tariffari si stabilizza. Quindi questo è stato un altro elemento importante. Questo è solo un esempio che vale per qualunque tipo di situazione, più o meno. Una proiezione di investimento determina una tariffa con un andamento, ad esempio piano d'ambito vecchio, ventennale, prima versione ventennale in blu, la tariffa, come vedete, un andamento abbastanza
abbastanza critico, il PEF trentennale prevede una tariffa che si, diciamo così, così si assesta secondo un asintoto, come vedete, che poi tende a stabilizzarsi. Questo vale sostanzialmente per tutti, al di là di numeri in assoluto, ma un andamento abbastanza evidente, ed è uno dei motivi anche per cui credo appena possibile tutti prevederanno un piano d'abito con un PEF trentennale. Alcuni elementi, non voglio dare troppi numeri, anzi non ne darò affatto, voglio solo fare così dei focus su alcune strategie particolari, anche se vogliamo specifiche, innovative, poi andando magari a trattarne una in particolare brevemente, ma che può essere particolarmente rappresentativa delle criticità del nostro territorio come area urbana, quindi area densamente antropizzata. Alcune delle strategie sono state sostanzialmente indotte da esigenze, quindi necessità, esigenze, aumento di alcuni contaminanti, quindi installazione di impianti di denitrificazione per quanto riguarda ovviamente l'approvvigionamento idropotabile, anche altri contaminanti aumentano, il cromo esavalente, i solventi clorurati, non sono aumenti generalizzati, ci sono solo alcuni elementi di criticità, alcuni plumb di contaminazione che diciamo peraltro vanno in controtendenza rispetto invece a una tendenza alla diminuzione della contaminazione diffusa di fondo nella prima falda, ma anche nella seconda falda dell'area, diciamo, di Milano e comunque dell'area metropolitana. Purtroppo un elemento di criticità che si è verificato a fasi alterne negli ultimi 20 anni, ma negli ultimi 5-6 anni ha avuto un picco evidentissimo, cioè l'innalzamento del livello della falda ha generato la recrudescenza di alcuni fenomeni di contaminazione che si sono riavviati, in quanto il dilavamento delle acque di falda che si sono di nuovo riportate a soggiacenze abbastanza limitate hanno portato a lambire dei vecchi focolai di contaminazione. Quindi in alcuni casi ci sono elementi di criticità e quindi l'approvvigionamento idropotabile ha dovuto essere, come dire, protetto da questo tipo di dispositivo. Un'altra realtà particolare è che chiaramente per fare interventi di ripristino, manutenzione ordinaria e straordinaria, ammodernamento delle reti in alcune aree del centro storico e non solo, è assolutamente necessario utilizzare tecnologie, diciamo, di relining senza l'apertura di scavi, perché per una serie di motivi non solo logistici ma anche di vincolistica a livello proprio di aree del territorio urbano protetti, addirittura la pavimentazione, il cosiddetto pavé, è vincolato dalla sovrintendenza, quindi diciamo, ci sono una serie di elementi particolari, quindi questo è un altro tipo di impostazione strategica specifica. Diciamo che un elemento molto critico per la città di Milano, che non è di competenza nella sua risoluzione del servizio idrico, è il rischio idraulico, il fatto che i corsi idrici, importiamo solo del Seveso, in eventi meteorologici eccezionali vanno in piena, gli scaricatori di piena, se le fognature sono sovraccariche di acque parassite, cioè di acque che sostanzialmente non dovrebbero andare in fognatura, acque di falda pulite, acque che derivano da utilizzo di scambio termico, geotermia bassa in tappia, quindi acque di falda immesse in pompe di calore, oppure le stesse acque emunte per tenere basso il livello della falda, proteggere le metropolitane, le infrastrutture interne. Tutte queste acque senza recapito alternativo vanno in fognatura, questo è un problema. Vediamo come possiamo aver dato qualche spunto per una gestione integrata di questo problema, congiuntamente chiaramente ad altri enti che hanno competenze in merito. Sui scaricatori di piena è importantissimo, perché gli scaricatori di piena, parliamo a scala di bacino, hanno necessità e anche recentemente, credo l'anno prossimo, l'obbligo di legge di essere dotati di vasche di laminazione e anche implicitamente di strumenti di monitoraggio in continuo, proprio per capire quando, in che misure, in che entità entrano in funzione e cercare quindi di limitare, se possibile, il sovraccarico del reticolo superficiale nel momento in cui gli scaricatori di piena entrano in funzione. Quindi questo è un tema connesso ovviamente alla gestione del territorio,
anche ad elementi di urbanizzazione, quindi di normative che sui regolamenti edilizi dovrebbero essere rafforzate, richiamando l'invarianza idraulica in modo più deciso, quindi da inserire nel piano di tutela dell'uso delle acque dei criteri più cogenti, con limiti più restrittivi, e poi da riportare nei piani regolatori e nei regolamenti edilizi. Perché il sistema idrico comunque è tutto interconnesso, acque superficiali, acque di drenaggio, drenaggio urbano, acque sotterranee e in ultima analisi approvvigionamento della risorsa per i vari utilizzi. Diciamo che questi sono concetti che ho appena espresso, ci sono degli elementi anche di, non dico innovativi perché ormai sono all'ordine del giorno, riduzione dei consumi energetici. Riduzione dei consumi energetici vuol dire risparmiare prima di tutto nella gestione e poi inquinare anche meno, quindi sistemi, diciamo, di strutturazione dell'acquedotto, controllo delle pressioni e quindi controllo anche dell'energia necessaria per dare pressione, sistemi di monitoraggio, perché qualunque tipo di efficientamento lo si fa prima di tutto con la raccolta dati in modo efficace, efficiente, affidabile, rapida, ed elaborazione di questi dati con strumenti a supporto delle decisioni efficaci. Non bisognerebbe neanche dirlo, sostituzione delle apparecchiature vetuste con apparecchiature a consumo energetico ridotto, inverter e anche, diciamolo, progetti di utilizzo della risorsa, diciamo, delle risorse rinnovabili in generale per supportare la produzione di energia poi consumata nella gestione del servizio, e eolico, ma anche sostanzialmente l'utilizzo delle stesse acque che nelle vasche di miscelazione delle centrali potrebbero fornire un elemento di scambio termico assolutamente efficace, chiaramente con tutti i crismi di controllo, di sicurezza e di assoluta non interazione tra il liquido di scambio termico, che è sempre acqua, e e la risorsa con cui si effettua lo scambio termico, cioè l'acqua potabile. Un altro elemento innovativo è l'utilizzo, in attesa che l'autorità poi delinei chiaramente con proprie linee guida i criteri con cui questo strumento potrà essere utilizzato, però l'Atto Città di Milano ha cominciato a inserire il concetto di accantonamento del 30% del FONI con il vincolo dell'utilizzo a scopi sociali in attesa, ripeto, dei criteri che verranno comunicati, quindi c'è già una certa cifra accantonata e altra ne verrà accantonata nel futuro, si stabilirà congiuntamente all'autorità come meglio impiegare queste risorse per le famiglie a meno abbienti o comunque per usi a scopo di sostegno sociale. Un focus sulla qualità della risorsa, ne ho già parlato, composti organogenati in aumento, pesticidi, c'è un problema specifico, noto da anni, cromo esavalente e nitrati, cromo esavalente ha una recrudescenza in una certa zona della città, che come detto probabilmente un focolaio di contaminazione si è riattivato, probabilmente sicuramente idrogeologicamente a monte, ma non si sa bene dove. I nitrati da anni hanno una tendenza all'aumento, ecco, diciamo che per una serie di motivi i nitrati tendono sempre lievemente ad aumentare, lentamente ma inesorabilmente, e quindi sono stati previsti nuovi impianti di nitrificazione. La parte quantitativa della risorsa invece è la parte, se vogliamo, che ho già accennato all'inizio, che pone degli elementi di criticità maggiore, è la parte più, se vogliamo, interessante dal punto di vista strategico, è la parte su cui il servizio idrico può fare qualcosa, ma certo non può risolvere il problema. Questa carta delle soggiacenze è suggestiva, abbiamo in rosso il 1897, come vedete nella zona centrale di Milano la falda è a 3 metri di profondità. Dopodiché sappiamo che c'è stato una pesantissima, sensibilissima diminuzione del livello di falda, quindi la soggiacenza è aumentata, emungimenti industriali, boom economico anni 60 eccetera eccetera. In quel periodo ci abbiamo anche costruito una metropolitana, così per non farci mancare niente, purtroppo non dotata di impermeabilizzazione,
Quindi a partire dagli anni 75 in poi la falda ha cominciato di nuovo a aumentare, con fasi alterne, con cicli alterni, ma comunque diciamo che dalla fine degli anni 90 fino alla prima metà del 2000 è aumentata sensibilmente, poi si è stabilizzata e nel corso degli anni 2000 di nuovo ha ripreso l'aumento, fino ad arrivare a aumenti di livelli anche che superano i 10 metri in alcune zone della città. Questo ha creato molti problemi, ovviamente interventi di messa in sicurezza e emungimenti, acqua che chiaramente da qualche parte doveva essere immessa per essere allontanata, chiaramente non doveva essere rimessa in falda, perché se da lì la tolgo non ce la posso rimettere. Il reticolo idrico minore, o il reticolo idrico superficiale in generale, principale e minore, è stato, ove possibile, il recapito naturale di queste acque. Reticolo idrico superficiale che per leggi regionali vede come competenze, come autorità idraulica, la regione e i comuni. Come vedete, in alcune zone della città il reticolo non esiste, è stato obliterato dalla città, ci sono dei reliquati che non sono più alimentati o addirittura che ricapitano in fognatura, è gran parte tombinato, di manutenzione a volte ignota, perché competenza, cioè, diciamo che i numeri sono questi, sviluppo complessivo 330 km tra principale e minore, 100, 200 km sono tombinati, stanno sotto strade o comunque sono assolutamente obliterati dalla città. Dove non c'è reticolo idrico minore si è trovato come unico recapito possibile la rete fognaria. Questi sono gli assi principali. La rete fognaria del Comune di Milano comunque è più di 1500 km. Fortunatamente la rete fognaria di Milano ha una progettazione, un'impostazione progettuale che viene dall'800, cioè i megapipe che adesso pubblicizziamo come la soluzione a molti problemi. Milano nell'800 li ha già fatti. È una rete sovradimensionata, a maglie chiuse ma comunicanti, che sostanzialmente fa da enorme vasca a volano durante gli eventi meteorici estremi, durante anche le piene dei corsi idrici che esondano e che poi vanno in fognatura e trovano capienza. Chiaramente non è questa la funzione e lo scopo della rete acquerifera. Le acque cosiddette parassite, acque pulite che vanno in fognatura per vari motivi, anche abusivamente, derivanti addirittura dalle pompe di calore, dall'uso geotermico delle acque sotterranee, dall'elusione del divieto previsto dal regolamento di fognatura dell'immissione in fognatura, ecco, a volte spesso sono acque abusive. Le acque parassite danno fastidio perché disefficientano il trattamento di depurazione e occupano volumi e portate in una fognatura che in realtà potrebbe servire in eventi di criticità per acquisire quelle acque che se no vanno tramite scaricatori pieni in corso idrico superficiale e creano un problema. Qual è l'ipotesi, qual è l'idea? L'idea è quella di impostare un circolo virtuoso che porti da un lato l'autorità idraulica, cioè il Comune di Milano, a intervenire con una mappatura delle criticità, degli elementi di possibile intervento e della predisposizione di un sistema di rimagliatura del reticolo idrico minore, di ripristino delle funzionalità idrauliche, soprattutto dove non c'è alcun tipo di recapito alternativo se non la fognatura. Questo ovviamente senza impiegare risorse del servizio idrico, perché la legge non lo prevede, non lo permette. Da un altro lato l'impegno è quello di mappare, rilevare con sopralluoghi tutti gli scarichi abusivi o anche tutti gli scarichi non abusivi autorizzati in deroga al regolamento di fognatura in casi di criticità per l'innalzamento della falda e la messa in sicurezza di infrastrutture, e trovare dei recapiti alternativi predisponendo, se possibile in alcuni casi, anche delle opere, investendo quindi sui distoglimenti con risorse dell'idrico, in quanto se io investo su distoglimenti predisponendo dei collegamenti, delle connessioni, spendo X, ma efficientandola, così ottenendo un efficientamento della depurazione, risparmio 4 volte X.
E questo è un altro elemento, come dire, particolare, peculiare, innovativo, che prevede però un percorso di rilevamento e addirittura anche un percorso di limitazione con vincoli sul territorio a livello di PGT per evitare che, ad esempio, le acque geotermiche possano in alcuni casi, a norma di legge, essere reimmesse in falda, quando invece in certe zone non si può assolutamente rimettere in falda delle acque perché fa comodo averle tolte e bisogna recapitarle altrove. Quindi questo è, come dire, la chiusura, che significa che gli strumenti di pianificazione a livello regionale, a livello di piani di tutela d'uso delle acque, a livello di piani d'ambito, a livello di piani di governo del territorio PGT e anche di regolamenti edilizi, è un sistema che, se vogliamo, ha tutte le potenzialità, se correttamente utilizzato e interconnesso, per dare efficaci risultati di miglior gestione del nostro territorio. Poi il gestore fa il gestore, l'ufficio d'ambito fa l'ufficio d'ambito, la regione, il comune, ognuno fa il suo. Però gli strumenti di interconnessione e di sinergia a livello di enti, a livello normativo, ci sono, basta utilizzarli e mettersi d'accordo.